Un momento ricco di significati, un momento intenso, ma soprattutto di ricordo. Sabato scorso, in Via della Colonna, nella zona del Vallato a Fano, è stato inaugurato il Bosco della Memoria. Tanti i fanesi che hanno partecipato alla nascita di una nuova area verde che avrà il compito di tutelare il ricordo e la memoria di chi se n'è andato a causa della pandemia. ...185 le piante autoctone che sono state piantate dai familiari tra preghiere, lacrime e lunghi abbracci e che tramite un'attenta cura verranno seguite giorno dopo giorno fino alla loro crescita. Alla mattinata presenti il comune di Fano, diversi esponenti politici e le forze dell'ordine. Non è mancata la presenza della diocesi con il vescovo Trasarti, che ha voluto ricordare i tragici momenti tra paura, solitudine e dolore. Armando ha poi voluto sottolineare il grande lavoro svolto dai medici durante l'inizio della pandemia fino ai giorni d'oggi. Ad intervenire poi è stato il primo cittadino Massimo Seri, che ha dedicato la giornata con tre diverse parole: ricordo, speranza e comunità. Ricordo perché ricordare le persone care che ci hanno lasciato, persone che ci hanno lasciato una testimonianza, persone con cui abbiamo vissuto degli affetti, delle gioie, dei dolori, ma ricordare significa anche così in qualche modo recuperare quello che magari molti non hanno potuto fare in quei momenti, cioè salutare e elaborare il lutto che l'hanno dovuto fare in solitudine, e questo penso sia stato un momento veramente doloroso. Comunità. Questo, lo stare insieme, fare questi gesti, significa essere comunità, perché quando si ricorda, quando non si dimentica chi ha vissuto con noi, è stato con noi, significa essere comunità. Comunità significa solidarietà, significa unione, significa condivisione di gioie, di dolore, ma soprattutto significa che quando qualcuno rischia di rimanere indietro sa che può contare con qualcuno. E l'altra parola è speranza, coltivare la speranza, sì, piantare un albero significa nascita, rinascere, e quindi allora con questo bosco vuole essere un momento per ricordare la pandemia, la tragedia che ci ha lasciato, ma significa anche sperare in un futuro migliore, che sappiamo che se siamo uniti saremo capaci di essere comunità, sicuramente sarà un futuro migliore e sapremo sempre affrontare le sfide in modo migliore.